Grazie, meno male. Grazie consigliere Pattarini. Casto, consigliere Zamperini ha chiesto la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti, colleghi, pubblico. Ma vedo che dopo l'uscita di Sandro Magni dalla maggioranza ha trovato un degno successore, un degno partigiano Johnny di noi altri. Io credo che ci sia un'antimafia, tanto per rispondere a queste provocazioni che comunque non intendono cambiare il mio pensiero. Io penso che ci sia un'antimafia fatta da chi ha lasciato la vita, Don Peppe Diana, Don Pino Puglisi, i giudici Falcone e Borsellino, Peppino Impastato. C'è un'antimafia fatta da uomini e donne che hanno impegnato fino al sacrificio estremo della loro vita la lotta appunto alla criminalità organizzata, e poi c'è un'antimafia fatta da tappeto rosso, fatta da chiacchiere, fatta da slogan che non mi appartiene, e quindi non voglio dire che lei, consigliere, o voi siate aderenti, appartenenti a una o all'altra categoria, però credo che fare la lotta a chi è più bravo a fare l'antimafia sia davvero stucchevole. Consigliere, sindaco Brivio, ha tutta la mia stima personale, la mia vicinanza a lei, alla sua famiglia, le ho anche dimostrato questo con un messaggino. Questo non toglie però che lei abbia delle responsabilità politiche enormi. Lei e tutti coloro che hanno permesso che un consigliere comunale venisse insieme a noi e agisse per conto della criminalità organizzata. Io chiedo che un'altra cosa, scusate una parentesi, la chiamata alle armi stucchevole del PD che dice portiamo la clac questa sera. Io anche qua ho trovato come se ci fosse un clima da contrapposizione da stadio, ma siamo qua tutti quanti a rappresentare i cittadini. In questi momenti la responsabilità, il clima disteso e non da stadio facilita. Se invece vogliamo buttarla sulla bagarre, e dicevo appunto, nel 2004 già Palermo frequentava gli ambienti del centro-sinistra lecchese, abbiamo saputo che ha ricoperto anche degli incarichi in società partecipate e società pubbliche, abbiamo scoperto che si è candidato sempre con allora candidato presidente Virginio Brivio in provincia, abbiamo scoperto che insomma non è che era spuntato come un fungo di notte, ma che era strutturale, ha una politica che lo ha in qualche modo proposto, lo ha in qualche modo favorito, aiutato e lo ha portato fino a questo Consiglio Comunale. Io dico una cosa personale che mi ha toccato, ero nel gruppo misto con Ernesto Palermo. Quante volte, Presidente Marelli, non ho potuto partecipare a commissioni consigliari perché il consigliere Palermo non mi delegava. Io venivo gratuitamente a ascoltare, perché un consigliere comunale non può fare bene il consigliere se non ha la possibilità di partecipare alle commissioni. Sono venuto più volte e più volte è capitato, una me la ricordo in particolare con il presidente Rizzolino, che mi fosse negata la parola perché non ero delegato dal consigliere Palermo. Il consigliere Palermo è stato pressoché assente al 100% in queste riunioni di consiglio, scusate, in queste riunioni di commissione e nella commissione capigruppo, della quale però utilizzava, credo, i permessi lavorativi per assentarsi dal lavoro. E la responsabilità politica dov'è? La responsabilità politica è certamente di chi ha voluto in lista Ernesto Palermo, è certamente di chi l'ha candidato, ma la responsabilità politica non si limita lì e non finisce lì. La responsabilità politica è anche di coloro che l'hanno sostenuto in campagna elettorale, è anche di coloro che hanno chiesto favore a Ernesto Palermo, è anche quella di coloro che hanno chiesto il voto di Ernesto Palermo oppure che hanno chiesto a Ernesto Palermo di aiutare in campagna elettorale questo o quel candidato. E credo che questo malaffare fosse abbastanza trasversale, non colpisse soltanto il centro-sinistra. Per cui è importante arrivare alle responsabilità politiche che sono anche di coloro che hanno votato Ernesto Palermo, dandogli la preferenza e permettendogli di sedere in questo Consiglio. Sono le responsabilità di quei cittadini di Lecco che hanno votato e hanno scritto Palermo sulla scheda. E le responsabilità politiche sono anche le mie, perché un mio emendamento sui sottotetti è passato grazie a un voto e Ernesto Palermo, ha votato a favore del mio emendamento e finita quella riunione di consiglio mi ha detto: ehi, mi devi un favore. E allora la responsabilità è un po' di tutti, è un po' di tutti. Certo, qualcuno ha più responsabilità di altri. Io non chiedo le dimissioni, non mi interessano, appartengono a una sfera personale.
deve essere dettata dalla coscienza propria, l'atto della dimissione, non imposto da altri. Certo che, consigliere Invernizzi, certo che leggere dai giornali che chi è in questo Consiglio Comunale, Presidente della Commissione Urbanistica, chi ha dato una notevole mano alla stesura del PGT, chi ha lavorato in stretta collaborazione anche con colleghi della minoranza, non lo nego, alla stesura di questo PGT che abbiamo recentemente approvato, ecco, scoprire dai giornali che questo consigliere ha anche percepito dei soldi dalla... che credo che l'abbia messo lei, ha detto che ha fatto una fattura, ho letto sulle sue dichiarazioni sul giornale, abbia percepito dei soldi per fare il progetto che è poi oggetto delle indagini a Parè, al Lido di Parè, credo che se questo fosse vero, consigliere Invernizzi, qualche responsabilità ce l'ha anche lei. Qualche responsabilità ce l'ha anche lei. Io la conosco e la stima e l'affetto che provo per il sindaco Brivio lo provo anche per lei. E so che lei è una brava persona, però questa continue accavallarsi di ingenuità, chiamiamole così, prima anche il consigliere Castro Patrini le ha fatto una battuta, se non se ne è accorto gli ha ripetuto, gli ho detto mezz'oretta, perché lei ha detto ho fatto uno schizzo in mezz'oretta, non ci ho pensato. Insomma, voglio dire, iniziamo tutti quanti a pensare un po' di più e essere un po' meno ingenui, perché evidentemente abbiamo peccato di ingenuità e abbiamo fatto sì che in questo Consiglio Comunale un esponente, a suo dire, millantatore, buffone, quanto volete, ma un esponente che a suo dire rappresentava l'interesse del clan Cocco Trovato sedesse insieme a noi nell'aula di questo Consiglio. Lo trovo inaccettabile, lo trovo imperdonabile. E vorrei anche sapere, cari colleghi, se fosse successo a parti inverse, se fosse stato un esponente di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra, della Lega, cosa sarebbe successo? Avreste fatto le fiaccolate non a sostegno, avreste fatto le fiaccolate contro, avreste chiesto il linciaggio di questa persona. E voglio chiudere, per non rubare troppo tempo, sindaco Brivio, le sue dichiarazioni iniziali alla stampa le ho trovate inadeguate assolutamente, le sue dichiarazioni dove diceva che tutto sommato era un problema circoscritto a Val Madrera, queste dichiarazioni pesano come macigni e fanno parte di quella responsabilità politica che lei indubbiamente ha. Voglio chiudere, dicevo, con una nota di speranza, anche se poi mi tolgo anche questo sassolino, signor sindaco. Quando è successo a me nel 2012 di finire in pasto i giornali perché avevo commemorato con un presente alla lapide dello stadio dei morti della Repubblica Sociale, non ha avuto la stessa clemenza che io questa sera, sue dichiarazioni. Un conto sono celebrare il ricordo dei caduti, un altro invece quello di trasformare questi momenti in apologia del fascismo. Se a compiere questi gesti è chi ricopre incarichi istituzionali, la cosa è ancora più grave. E beh, forse aveva ragione, ma allora la responsabilità di chi compie certe ingenuità non è più grave di fare magari un presente davanti a una lapide e ricordare fatti di 100 anni fa? Dicevo, voglio chiudere con una nota di speranza, recitando un pezzo dello scritto più noto di Don Peppe Diana, Per amore del mio popolo, e appunto il pezzo titolato Precise responsabilità politiche. È ormai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli. Ovviamente noi parliamo di un'altra associazione criminale, ma tant'è. La camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi. La camorra rappresenta uno Stato deviato, parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e di intermediari, che sono la piaga dello Stato legale. L'inefficienza delle politiche occupazionali, della sanità, eccetera, non possono che creare sfiducia negli abitanti dei nostri paesi. Un preoccupato senso di rischio che si va facendo più forte ogni giorno che passa, l'inadeguata tutela dei legittimi interessi e dei diritti dei liberi cittadini. Forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento, certamente di realtà, di testimonianze, di esempi, per essere più credibili. Coscienti che il nostro aiuto è nel nome del Signore, come credenti in Gesù Cristo, il quale al finire della notte si ritirava sul monte a pregare, riaffermiamo il valore anticipatorio della preghiera, che è la fonte della nostra speranza. Sono parole di Don Peppe Diana, voi tutti sapete com'è finito. E allora le chiedo, signor Sindaco,
porti sulle spalle gli errori di questa maggioranza, porti sulle sue spalle gli errori politici e le sottovalutazioni politiche e faccia ciò che è giusto essere fatto, lo faccia per amore del suo popolo. Grazie. Grazie consigliere Zamperini, anche per rispetto dei tempi. Consigliere